mamma aveva conosciuto Mart Crowley, l'autore del testo, negli anni 60 a New York, quindi il progetto, diciamo, ha un retroscena quasi sentimentale per me. È un testo che è nelle mie corde, quindi sono stato molto felice di tradurlo. The Boys in the Band è anche un documento storico. Dobbiamo ricordarci che un anno dopo la messa in scena di The Boys in the Band ci sono state le proteste di Stonewall nel 69. Secondo me è molto importante che la giovane comunità LGBT veda The Boys in the Band. I nostri diritti che abbiamo acquisito nel tempo non dobbiamo darli per scontati. Potrebbero scomparire da un giorno all'altro. Si potrebbe tornare indietro. Ciò che sono, Michael, è una checca di 32 anni, brutta, butterata ed ebrea. E se mi ci vuole un po' di tempo per rimettermi insieme, e se fumo un po' di erba per rilassare i nervi prima di mostrare la mia faccia al mondo, non sono cazzi di nessuno, ma solo miei. E tu, come stai, mio caro? The Boys in the Band è uno spettacolo che ho sempre desiderato portare in scena. Vidi la versione cinematografica quando avevo 16-17 anni e mi traumatizzò molto perché presentava un modello di omosessualità nel quale non riuscivo in quel momento a identificarmi. Ma sono venuto a patti con questo testo, che è diventato il testo teatrale mio preferito da sempre. Senz'altro ha un valore molto importante per i giovani omosessuali che non hanno vissuto quei tempi, oggi vivono magari con dei diritti acquisiti e che vengono considerati scontati, e però credo che abbia anche un valore del tutto universale, che vada al di là appunto del tema dell'omosessualità e sia un testo che possa piacere, divertire e anche impressionare nel giusto modo chiunque venga a teatro a vederlo. Immagino si possa dire che abbia un visino e un corpo interessanti, ma mi smorza la libido pensare di non poter conversare con lui intelligentemente d'arte. Già, non è un vero peccato? Non potrei mai amare una persona così. Mai, chi ci riuscirebbe? Ci riesco io e anche tu. Oh, me, è delizioso.